Nuovo Griziotti, finita 40-2, un canestro giusto nel finale. Sì, gli abbiamo concesso il canestro della bandiera proprio sul fischio finale ed è stata una partita che sulla carta eravamo già le favorite, però che siamo state capaci di dominare comunque senza perdere la concentrazione. Un allenamento, insomma, come preparate queste partite? Che aria si respira in spogliatoio prima e dopo le partite? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che come squadra e anche come collegio, mi sento di allargare il discorso, siamo tutte abbastanza unite, teniamo tanto alla collegialità e tanto allo sport, quindi noi prepariamo seriamente tutti gli allenamenti e prepariamo seriamente tutte le partite. Prima di questa partita, anche se sapevamo che sarebbe stata una partita non troppo difficile, abbiamo sempre mantenuto la calma e sapevamo che non dovevamo comunque sottovalutare la squadra, che dovevamo mantenere la concentrazione, e infatti così è stato, anche se potevamo sicuramente fare di meglio rispetto a quello che è stato, ma va bene così. E dopo, adesso niente, ci sentiamo di festeggiare e niente, speriamo che il resto del campionato, del torneo vada bene e speriamo. Oggi c'è stata la premiazione, avete ricevuto il coppone, è stata una marcia in più. Sì, assolutamente, è una grandissima gioia comunque vedere in forma fisica e la manifestazione degli sforzi dell'anno scorso, e si spera di confermare per la terza volta consecutiva ed arrivare a quota 9. Già siamo in testa, se riusciamo anche a staccare ancora di più, meglio. Grazie mille. Buona serata.